Ciao a tutti, mi chiamo Divina Centore, sono un'egittologa del Museo Egizio e oggi siamo qui nelle sale dedicate alla ceramica per parlare e per imparare a realizzare quello che è un vaso in terracotta. Come potete vedere alle mie spalle ce ne sono davvero tanti, questo perché gli egizi li usavano tantissimo, li usavano per il trasporto, per cucinare il cibo, per conservarlo, lo usavano nelle case, nei templi e li portavano anche nelle tombe. Potete immaginare quante tecniche diverse ci fossero per la realizzazione di un vaso e noi oggi impareremo la tecnica del colombino, una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli artigiani, soprattutto quando devono realizzare dei vasi molto grandi. Adesso vediamo cosa vi serve per realizzare un vaso in terracotta. Iniziamo a preparare il tavolo di lavoro. Mi raccomando, mettete una tovaglietta plastica o comunque lavorate su una superficie che possa essere facilmente pulita. Poi prendiamo della carta da forno, prendiamo il nostro DAS, che sarà l'argilla con cui realizzeremo il vaso, un cutter, mi raccomando fatevi aiutare da mamma o da papà in questa parte del lavoro, poi una ciotolina d'acqua, una spugnetta, basta anche un pezzettino di una vecchia spugna che non usate più, una spatolina, ed infine degli stuzzicadenti, grandi o piccoli, non importa, vi serviranno alla fine per incidere la superficie del vaso. Cominciamo a prendere un pezzettino del nostro DAS e lo lavoriamo, dobbiamo renderlo più morbido, in questo modo sarà più facile dargli poi la forma che vorremo. La prima parte è la realizzazione della base del vaso, quindi lavoriamo. Una volta che avete lavorato il DAS, cominciate ad appallottolarlo in questo modo, sfregando le mani, così sarà più semplice poi avere una base. Dovreste avere più o meno una pallina di queste dimensioni sferica, a questo punto l'appoggiate sul piano di lavoro e con il palmo della mano andate a schiacciare. Un piccolo accorgimento, la base non deve essere troppo spessa, deve essere spessa o quanto un vostro dito o quanto il mignolo, perché altrimenti sarà difficile poi anche farla seccare. Quindi una volta che avete ottenuto lo spessore che desiderate è pronta, altrimenti un altro modo per appiattirla è continuare a lavorarla con il palmo della mano oppure sbatterla sul piano di lavoro fino a quando appunto non otterrete lo spessore desiderato. Una volta che la vostra base è pronta, prendete il foglio di carta da forno e posizionate la base su. Una volta che l'avete posizionata, prendete il cutter, quindi chiediamo aiuto a mamma e a papà e diamo una forma alla nostra base. Può essere tonda, può essere ovale, come preferite. In questo caso gli darò una forma un po' più ovale e realizzerò un vaso di dimensioni abbastanza piccole, vedete? Rifinitela se dovete, come in questo caso, vedete, togliamo questo pezzettino e la base del vostro vaso è pronta. A questo punto prendete la spugnetta e l'acqua, quella che abbiamo visto prima, bagnate leggermente la spugnetta, strizzatela e andate a inumidire i bordi del vostro vaso, in questo modo li renderemo più lisci. Vedete la differenza? Ed ecco fatto, la nostra base è pronta. Quando la vostra base è pronta, prendete il foglio e tenetela da parte, perché per adesso lavoreremo ad altro. Riprendete il DAS, quello che vi era avanzato, e cominciate di nuovo a lavorarlo per renderlo più morbido.
Adesso cominceremo a realizzare i colombini. I colombini non sono altro che dei piccoli salamini, dei serpentelli che noi realizziamo con l'argilla e che ci aiuteranno a costruire le pareti del nostro vaso. Tanti colombini quanto il nostro vaso sarà alto. Vedremo adesso come posizionarli e come lavorarli. Una volta che avete lavorato abbastanza la vostra argilla, cominciate a creare con le vostre mani un serpentello bello grassoccio, lungo, che sarà la base del nostro colombino. Ecco qua. Una volta che avete raggiunto più o meno queste dimensioni, quindi vedete le due mani unite, dovete torcerlo. Per quale motivo bisogna torcerlo? Perché nel momento in cui voi andrete a lavorarlo sul piano di lavoro, per evitare che il nostro serpentello si appiattisca, questo movimento è fondamentale. Una volta che lo avete attorcigliato, cominciate a lavorarlo con le punte delle vostre mani o con i palmi, non importa, ma dovete avere un movimento che va dall'interno verso l'esterno. Una volta che avrete lavorato con questo movimento il vostro serpentello, dovreste avere un risultato, un serpentello per l'appunto liscio, abbastanza lungo, e le dimensioni, il diametro, deve essere proprio come quello della base, quindi o grande quanto il vostro dito o quanto il vostro mignolo. E a questo punto bisogna attaccarlo alla base, quindi andrò a riprendere il foglio su cui era appoggiata la base. Prendo il cutter, perché adesso vado ad incidere leggermente i bordi della mia base, in questo modo. Questa parte è molto importante perché il primo serpentello deve aderire in maniera perfetta ai bordi della vostra base, perché altrimenti il corpo si staccherà dalla base e il vostro vaso non verrà bene. Quindi andate a graffiare i bordi, fate lo stesso con il primo serpentello, quindi incidetelo in questo modo. E nel momento in cui poggerete il serpentello sulla base, le due parti che sono state graffiate dovranno entrare in contatto tra di loro, quindi è importante. Fatto questo, posate, chiudete il cutter e posatelo, riprendete la spugnetta, strizzatela bene, perché avete bisogno di un po' d'acqua per ribagnare nuovamente la base. Per quale motivo? Perché l'argilla e il DAS si seccano, soprattutto mentre non li usiamo, quindi è importante rinfrescarlo prima di attaccare il primo serpentello. Prendiamo il nostro colombino, girate, fate in modo che la parte graffiata aderisca a quella della base e cominciate ad appoggiarcelo su, in questo modo. Ovviamente, se il serpentello è più lungo, riprendete il vostro cutter e tagliate. Riprendete anche la spugnetta e bagnate il bordino che avete tagliato. In questo modo si attaccheranno più facilmente e li unite. A questo punto bisogna unire bene la base al primo colombino, quindi vi aiutate con le vostre dita. In che modo? Schiacciate con un movimento dall'alto verso il basso, fate aderire nella parte interna il colombino alla base. Ecco fatto. E lo stesso fate poi all'esterno, in modo tale che diventino di fatto un pezzo unico, un blocco unico. Gli egizi erano talmente bravi in questo lavoro che noi oggi spesso sull'esterno del vaso non riusciamo a vedere quelli che erano una volta i colombini, vediamo semplicemente una parete liscia con qualche traccia magari di dito, appunto qualche striscia sospetta, ma nulla di più. Erano davvero molto bravi. Ed ecco fatto. La base è stata attaccata al primo colombino, vedete? A questo punto realizzate altri colombini che andranno a posizionarsi sopra il primo, quindi tanti colombini farete, tanto più il vostro vaso sarà alto. Adesso per esempio realizzerò altri due serpentelli in modo tale da fare un vaso abbastanza basso. Ho realizzato il secondo colombino e quindi vado ad attaccarlo sulla base e sul colombino che ho attaccato prima, vedete? Allora riprendo la ciotolina e la spugnetta. Ripeto, l'argilla, il DAS si seccano rapidamente, quindi
Per farli aderire bene è importante bagnare sempre la superficie, ok? Anche del colombino in questo caso. Non è più necessario graffiarli, quello vale solo per il primo colombino e la base. Quindi sposto la ciotolina e la spugnetta e comincio ad attaccare questo secondo colombino. Il metodo è sempre lo stesso, quindi prima lo sistemate qui. E poi, sempre con le vostre dita, unite il colombino che avete appena attaccato a quello inferiore, in questo modo. E lo fate sia per l'interno che per l'esterno. Ed ecco fatto, abbiamo attaccato anche il secondo colombino e così via per tutti gli altri, quindi dovrete bagnare sia questa base sia il colombino, posizionarli sopra e far aumentare le pareti del vostro vaso fino a quando volete. Una volta ottenuta l'altezza desiderata, vedete in questo caso io ho lavorato 5 colombini, questo dovrebbe essere più o meno il risultato finale. Come vedete la base non si stacca dai colombini. Quindi avete una superficie anche abbastanza liscia perché l'avete lavorato con le mani. Se poi volete essere molto precisi, tanto quanto lo erano gli antichi egizi, allora continuate a lisciare le pareti del vostro vaso, quindi cercate di unire tutti i colombini, oppure prendete la spatolina che vi ho detto e cominciate a passarla sulla superficie del vaso, che diventerà molto più liscia. Così, questa l'ho lavorata prima. Vedete? È già molto più liscia e a questo punto può essere addirittura decorata. Quindi prendete lo stuzzicadente e potete fare ovviamente la decorazione che più preferite. Per esempio, un motivo decorativo abbastanza diffuso era l'onda e quindi ecco, potete fare semplicemente un'onda sulla superficie. Questa decorazione è una decorazione a incisioni, anche gli antichi egizi la adoperavano e la facevano ovviamente prima della cottura. In questo modo, una volta che il vaso era cotto, il disegno rimaneva fisso, indelebile. Altrimenti potete anche decidere di farlo seccare senza inciderlo e potete dipingerlo dopo. Io vi consiglio di utilizzare per esempio un bel blu, come il blu egizio. Spero che questo laboratorio vi sia piaciuto, aspettiamo ovviamente i vostri lavori, i vostri commenti. Ciao, alla prossima!